Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Vision Air. Andiamo subito a vedere quali sono i nuovi film che escono in sala questa settimana. Che sono un discreto numero, sono ben 8, anche se uno, il documentario italiano What is Left, che racconta una sinistra italiana alla ricerca della propria identità, in realtà è un ripescaggio, nel senso che era segnalato in uscita la settimana scorsa, ne avevamo parlato, ma forse visti i film Sbanca tutto contro i quali sarebbe andato a sbattere, ci avranno ripensato. Anche se non è che questa settimana non esca proprio niente di interessante, cominciamo dal nuovo film diretto da Woody Allen, Blue Jasmine, con Cate Blanchett e Alec Baldwin. Il film racconta la crisi esistenziale di una donna elegante e mondana che perde marito e soldi ed è costretta a trasferirsi dalla sorella che non vede da una vita. In questi giorni, fra l'altro, Cate Blanchett ha vinto il premio come migliore attrice proprio per questo film, premio assegnato dal New York Film Critics Circle, composto dai critici della carta stampata newyorkese. Personalmente mi interessa sia il film di Woody Allen che Dietro i candelabri, film di Steven Soderbergh, che negli Stati Uniti è nato come un film per la televisione, infatti è stato prodotto dalla HBO, ma qui da noi non solo esce al cinema, ma è stato presentato anche al Festival di Cannes. Si tratta della storia del pianista Liberace e del suo rapporto con Scott Thornton, interpretati rispettivamente da Michael Douglas e Matt Damon. Un altro film che potrebbe attrarre parecchia attenzione è Old Boy di Spike Lee. In realtà si tratta del remake americano di un film famosissimo di Park Chan-wook, conosciutissimo e tratto dal manga che porta lo stesso titolo, se non ricordo male. Il film racconta la storia di un uomo che viene improvvisamente rapito e tenuto prigioniero in isolamento per 20 anni. Quando viene liberato, senza spiegazione, la sua missione e la sua ragione di vita diventa quella di trovare la persona che ha organizzato la sua prigionia, per poi però scoprire che il vero mistero riguarda in realtà il perché sia stato liberato. Nel cast ci sono Josh Brolin, Samuel L. Jackson e Charlton Copley. Vi avverto però, non è un film per signorine. Se vi impressionate per certe scene è meglio scegliere qualcos'altro. Magari se vi piace l'azione e vi piacciono i film di genere poliziottesco, cioè il poliziesco romanesco, potreste scegliere Roma Criminale, pellicola dell'italiano Gianluca Petrazzi che schiaccia l'occhio un po' a romanzo criminale e ai film di genere degli anni 70. La cosa curiosa è che cercando il trailer mi sono imbattuta in un trailer in romanesco sottotitolato in inglese. Evidentemente sarà stato pensato per tentare uno sbarco all'estero e perché no, glielo auguro, anche noi italiani siamo bravi a fare i film di genere. Rimaniamo in Italia perché esce anche Il Sud è Niente, il film di Fabio Mollo che è stato presentato in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma nella sezione Alice nella città, dedicata al cinema per ragazzi. La pellicola racconta la storia di una ragazza cresciuta con un aspetto maschile e del mistero sul suo fratello maggiore, emigrato tanti anni fa in Germania, ma del quale non c'è più traccia. Continuiamo con un film italiano, anche se dal titolo non si direbbe, perché Stop the Pounding Heart è diretto da Roberto Minervini e questo sarebbe il terzo capitolo della sua trilogia dedicata al Texas. La storia racconta di una ragazza che vive in una fattoria con i genitori e con i tanti fratelli, tutti educati secondo i rigidi precetti della Bibbia. Boh, guardando il trailer mi sembra un po' il genere pessimismo, fastidio e tanto silenzio. Ah, dimenticavo, l'unico trailer che ho trovato è in inglese sottotitolato. Per finire cambiamo radicalmente genere e chiudiamo con un film musicale dedicato al ballo, anzi alla breakdance e in 3D. Si tratta di Battle of the Year, la vittoria in ballo. La trama è sempre quella. C'è una gara da vincere, tante difficoltà e sofferenze da superare, allenamento duro, si impara il valore del fare squadra e si vince. E ciao a tutti, è stato bello, andiamo a casa. Questi sono i film che vedremo nel weekend, ma mi piacerebbe moltissimo sapere che cosa avete visto voi al cinema ultimamente e se vi è piaciuto oppure no. Aspetto i vostri commenti sulla pagina Facebook di Vision Air, così magari possiamo parlarne insieme, mi farebbe veramente tanto piacere. Il nostro appuntamento con i film in uscita questo weekend si chiude qui, ma se volete dare un'occhiata ai trailer, giusto per farvi una vostra idea su cosa vedere al cinema, venite a trovarmi sulla pagina Facebook di Vision Air o cercate il canale YouTube. Vi aspetto. A presto e buon cinema a tutti!